Il pulcino cosmico. L'anno scorso a Pasqua, in casa del professor Tibolla, dall'uovo di cioccolata, sapete cosa saltò fuori? Sorpresa! Un pulcino cosmico. Simile in tutto e per tutto ai pulcini terrestri, ma con un berretto da capitano in testa e un'antenna della televisione sul berretto. Il professore, la signora Luisa e i bambini fecero tutti insieme «Oh!» e dopo quel «Oh!» non trovarono più parole. Il pulcino si guardava intorno con aria malcontenta. «Come siete indietro su questo pianeta? Qui è appena Pasqua, da noi su Marte VIII, è già mercoledì. Ma di questo mese?» domandò il professor Tibolla. «Ma ci mancherebbe, mercoledì del mese venturo, ma con gli anni siamo avanti di 25». Il pulcino fece quattro passi in su e in giù per sgranchirsi le gambe e borbottava. «Ma che seccatura, che brutta seccatura, che è questa, che brutta seccatura! Ma cos'è che la preoccupa così?» disse la signora Luisa. «Avete rotto l'uovo volante e io non potrò più tornare su Marte VIII. Ma noi l'uovo l'abbiamo comprato in pasticceria. Ma voi non sapete niente. Questo uovo in realtà è una nave spaziale travestita da uovo di Pasqua. E io sono il suo comandante, travestito da pulcino. E l'equipaggio? Ma sono io anche l'equipaggio. Ma ora sarò degradato. Mi faranno perlomeno colonnello. Ma colonnello è più che capitano. Ma da voi? Perché avete i gradi alla rovescia. Da noi il grado più alto è cittadino semplice. Ma lasciamo perdere. La mia missione è fallita. Potremmo dire che ci dispiace, ma non sappiamo di che missione si trattava. Ah, non lo so nemmeno io. Io dovevo soltanto aspettare in quella vetrina finché il nostro agente segreto si fosse fatto vivo. Interessante, disse il professore. Avete anche degli agenti segreti sulla Terra. E se andassimo a raccontarlo alla polizia? Ma sì, andate, andate. Andate in giro a raccontare di un pulcino cosmico e vi farete ridere dietro. Giusto, vero, vero anche questo. Allora, già che siamo tra noi, ci dica qualcosa di più su quegli agenti segreti. Sono incaricati di individuare i terrestri che sbarcheranno su Marte VIII tra 25 anni. È piuttosto buffo. Noi per adesso non sappiamo nemmeno dove si trovi Marte VIII. Lei dimentica, caro professore, che lassù noi siamo avanti col tempo di 25 anni. Per esempio, sappiamo già che il capitano dell'astronave terrestre che giungerà su Marte VIII si chiamerà Gino. Ma dai! Disse il figlio minore del professor Tibolla, proprio come me. Pura coincidenza, sentenziò il Cosmo Pulcino. Si chiamerà Gino e avrà 33 anni. Dunque, in questo momento, sulla Terra, ha esattamente 8 anni. Ma dai, guarda, proprio la mia età! Non mi interrompere continuamente, esclamò con severità il comandante dell'uovo spaziale. Come vi stavo spiegando, noi dobbiamo trovare questo Gino e gli altri membri dell'equipaggio futuro, per sorvegliarli, senza che se ne accorgano, e per educarli come si deve. Cosa? Cosa? Disse il professore. Cioè lei mi sta dicendo che forse noi non li educhiamo bene i nostri bambini? Mica tanto. Primo, non li abituate all'idea che dovranno viaggiare tra le stelle. Secondo, non insegnate loro che sono cittadini dell'universo. Terzo, non insegnate loro che la parola nemico, fuori dalla Terra, non esiste. Quarto, scusi, comandante, lo interruppe la signora Luisa, ma come si chiama di cognome questo vostro Gino? Prego, vostro, non nostro, si chiama Tibolla, Gino Tibolla. Ma sono io, dai che bello, urrà, sono io! Urrà che cosa? Esclamò la signora Luisa. Non crederai che io e tuo padre ti permetteremo di... Ma il pulcino cosmico era già volato in braccio a Gino. Urrà! Urrà! Missione compiuta! Missione compiuta! Finalmente tra 25 anni potrò tornare a casa. E l'uovo? Domandò con un sospiro la sorellina di Gino. Ma lo mangiamo! Lo mangiamo adesso, subito, naturalmente!
E così fu fatto.